Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a tutti e tutte. Qui è la terza puntata di Hypes and Hopes for the Energy Transition, sarà l'ultima puntata sull'aspetto minerali, supply chain, eccetera. Se avete però domande che non sono state soddisfatte, commenti, cose che vorreste che siano analizzate in maggiore dettaglio, punti su cui non siete d'accordo, ovviamente. Sempre ben disponibile, quindi lasciate commenti e si vedrà cosa si può fare. Allora, in questa puntata appunto parleremo della terza parte e quindi guarderemo un po' alla produzione delle tecnologie finali, o meno di alcune di esse. In particolare ci concentreremo su pannelli fotovoltaici, pale eoliche e batterie per macchine elettriche principalmente, anche per stoccaggio, ma il mercato più grosso al momento sono chiaramente le macchine elettriche. Giusto per fare un piccolo assunto delle due puntate precedenti, che sono, visto che questa sarà la continuazione della stessa, questa mi aspetto sia un po' più breve rispetto alle altre due puntate, quindi incrocio le dita, ma dovrebbe essere il caso. Nelle precedenti puntate abbiamo visto cosa? Abbiamo visto che la transizione energetica richiederà tanti minerali di tipo diverso, si va dal litio, al manganese, al cobalto, alla grafite, platino, iridio, eccetera, per la tecnologia idrogeno, anche se non ne abbiamo discusso finora, ne discuteremo poi, rame ovviamente e così via. Questi minerali hanno tendenzialmente un alto livello di concentramento geografico, quindi si trovano in poche nazioni. Le 3-4 nazioni, prime nazioni produttrici, producono la stragrande maggioranza della produzione mondiale. Però ogni minerale ha una storia un po' a sé. Il cobalto viene principalmente dalla Repubblica Democratica del Congo, il nichel da Indonesia e Filippine, le terre rare dalla Cina e così via. Per quanto riguarda il raffinamento, invece, la stragrande maggioranza viene raffinata sostanzialmente in Cina, con share che vanno dal 40-50% fino a oltre 70-80%. Quindi è il primo nazione per raffinazione di tutti questi minerali. Quindi lì abbiamo un vincitore netto e vediamo anche delle possibili tensioni e rischi da un punto di vista geostrategico abbastanza evidenti. Come ho sottolineato, però, è anche vero che il costo di queste tecnologie, di questi minerali, si è abbassato notevolmente negli ultimi anni, anche grazie alle politiche industriali cinesi. Questa è una cosa che ritornerà nella puntata di oggi. Altre cose che abbiamo visto è che il quantitativo di minerali che ci serviranno è meno, con ogni probabilità, meno rispetto al quantitativo che già estraiamo rispetto a combustibili fossili, quindi carbone, petrolio e gas, però non ordini di grandezza meno. Magari un ordine di grandezza, forse, però dovremmo comunque estrarre moltissimi minerali. Da qui al 2050-2060 ci sarà poi il riciclo che entrerà, ma rimarrà, diciamo, la produzione primaria, quindi l'estrazione di questi minerali, rimarrà estremamente importante. Quindi l'aumento di domanda di questi minerali, la necessità per la transizione sostanzialmente, metterà fondamentalmente a rischio, a un rischio notevole, le supply chain di questi minerali. E qui il punto, come abbiamo visto, non è tanto il quantitativo totale di questi minerali, ne avremo abbastanza. Il punto è piuttosto se possiamo aumentare la capacità produttiva abbastanza rapidamente, in maniera tale da soddisfare la domanda che crescerà, sta crescendo e cresce molto rapidamente. Quindi far crescere la produzione abbastanza rapidamente, in maniera tale che, se molto rapidamente, in maniera tale che non rallenti la transizione o che non faccia esplodere i prezzi, che limiterebbero la transizione in ogni caso. Quindi, se siamo seri sulla transizione, dobbiamo investire ora e tanto sulla ricerca mineraria e la produzione mineraria. Dovremmo, noi che parliamo tanto di transizione, noi mi riferisco al caso europeo, dovremmo anche cercarlo un po' in casa nostra. Non sarebbe male se iniziassimo a sporcarci un po' le mani, per quanto non siamo particolarmente ricchi di questi minerali, qualcosa abbiamo, qualcosa la possiamo sicuramente trovare cercando un po' di più. E sicuramente qualcosa la possiamo fare anche per aiutare le nazioni produttrici che questi minerali li hanno, perché serviranno investimenti, serviranno anche dei supporti da un punto di vista di gestione. Perché sì, a livello globale dovremmo estrarre molto più rispetto a quanto non facciamo oggi per i combustibili fossili, ma dovremmo estrarre comunque e creare nuove miniere molto rapidamente, dovremmo comunque estrarre tanto e in zone geografiche diverse.
rispetto a dove estraiamo i combustibili fossili oggi, con una serie di problematiche locali, quelle sì, reali e molto importanti, che vanno dallo stress idrico al problemi di impatto sulle comunità sociali, sulla biodiversità e sull'ambiente locale, e sull'ecosistema locale, dove sorgeranno queste miniere, dove sorgono già ora, ma dove ne sorgeranno molte di più e molto rapidamente nel prossimo futuro, nei prossimi decenni. Quindi abbiamo queste sfide in generale, dobbiamo aumentare la produzione molto rapidamente, dobbiamo diminuire i tempi necessari per nuove miniere, dobbiamo però minimizzare i danni che queste miniere potrebbero portare alle comunità e agli ambienti locali, massimizzando i benefici in termini di aspetti socio-economici, e dobbiamo in qualche modo gestire questi rischi geostrategici, quindi questo concentramento geografico di produzione e raffinamento, sapendo però che il commercio internazionale e la cooperazione internazionale rimangono chiave. Senza di quello non andiamo lontano, sicuramente non nelle tempistiche che ci siamo dati, a priori di dove si mette l'asticella, anche lì non sono così rigido a dire, se non è neanche logico dire che se non riusciamo entro il 2050 siamo tutti fottuti. Non so se posso dire queste parole su YouTube, spero non sia un problema, però diciamo che, ecco, le esagerazioni non fanno bene a nessuno e non è... non ha senso vedere la cosa in maniera bianca e nera, come se non riusciamo entro la data X è assolutamente finita. Dobbiamo farlo il più rapidamente possibile, sicuramente, però questo non vuol dire che dobbiamo metterci una parete fissa e rigida davanti a noi e se ci andiamo a sbattere è finita. Questo non è esattamente il caso dal mio punto di vista. Bene, ora, fatto questo riassunto, possiamo iniziare la terza parte, che sarà appunto sulla produzione, in particolare di pannelli fotovoltaici, e paleoliche e batterie a ioni litio per principalmente applicazioni per macchine elettriche. Partiamo dal fotovoltaico. Quando si parla di fotovoltaico, intanto dobbiamo capire di che tipo di fotovoltaico stiamo parlando. Già stiamo parlando di fotovoltaico, quindi non solare in generale, perché solare ci sono altri tipi, magari lo discuteremo nelle puntate sulle rinnovabili, c'è il concentramento solare, ovviamente, quindi raggi solare con degli specchi che arrivano in una zona in cui c'è un sale, tipicamente, che viene sciolto, quindi questo sale fuso ad alta temperatura e lo si usa poi per produrre elettricità, tipicamente si abbassa la temperatura con dell'acqua, questo fa vapore e fa girare una turbina. Hai altri tipi, magari un po' più fancy, come dire, e come fotosintesi sintetica, questo tipo di cose. Però anche solo nel fotovoltaico hai diversi tipi di tecnologie, non c'è un'unica tecnologia. Vai da cose che vanno molto anche a livello di ricerca da tanti anni, che sono le perossite, i film sottili, i film polimerici, heterojunction, questo tipo di cose. Però da un punto di vista del mercato, diciamo, ad oggi, con probabilità, anche se con share magari è un po' più basso, ma non è detto, anche nei prossimi decenni, la tecnologia di riferimento, la tecnologia che conta, è quella del silicio, monocristallino o multicristallino, ad oggi soprattutto monocristallino. Come vedete dal grafico che c'è nella slide, la percentuale di pannelli fotovoltaici che usano il silicio è dal 2015 90% o più alto del 90%. Come dicevo, in funzione di come evolveranno le industrie nei prossimi decenni e come evolverà anche la ricerca su questo tipo di materiale, ricerca anche applicata a livello industriale, si possono avere diversi scenari in cui quindi il dominio del silicio può essere più o meno forte, però comunque sarà la tecnologia con maggiore share. Su questo ci sono pochi dubbi. Chi controlla la produzione dei pannelli fotovoltaici, in particolare per il silicio? La Cina. Come vedete su questa slide, la Cina controlla dall'80% in su, sostanzialmente, oggi dal 75% in su, ogni singolo step della produzione di pannelli fotovoltaici al silicio, dalla produzione di silicio, sostanzialmente il polisilicio e appunto cristallino, dalla produzione dei wafer, delle celle e dei moduli, che sono poi quelli che mettete sul tetto di casa vostra, nel caso ne abbiate o abbiate intenzione di metterli.
Quindi qui c'è già un punto abbastanza evidente. La Cina ha il controllo assoluto di questa tecnologia che è data in maniera abbastanza per assodato come una tecnologia chiave della decarbonizzazione. Per qua si può discutere, c'è chi è pro, chi è contro, però per quanto io ammetto di essere uno abbastanza pro nucleare e quindi credo che la transizione sarebbe molto più semplice se avessimo uno share di nucleare più importante e che uno share molto elevato di rinnovabili ha delle sfide davanti a sé importanti. Però la direzione in cui si va, piaccia o non piaccia, è quella, su quella si deve quindi anche ragionare, e il solare, anche per ragioni di costo molto basso, avrà un ruolo assolutamente chiave e di primo piano sulla produzione elettrica dei prossimi decenni. Già ha un ruolo abbastanza importante, anche se ovviamente non abbastanza per quello che ci serve a livello di decarbonizzazione, neanche vicino ad essere abbastanza. In questa slide si vede più o meno la stessa cosa dal lato sinistro, quindi vedete che la Cina controlla sostanzialmente un po' tutti gli step di produzione. In Europa si fa ancora del polisilicio, però poi viene venduto in Cina per gli step successivi, e poi la Cina fa un po' tutto il resto, e alcuni paesi asiatici fanno qualche altro step, però il grosso giocatore è chiaramente la Cina, che ne installa parecchi pannelli fotovoltaici, come vedete, l'angolo in alto a destra della figura a sinistra, però una buona parte li esporta anche in Europa, in altri paesi asiatici, in Nord America, eccetera. Quindi da una parte c'è questa dipendenza geostrategica molto forte. Dall'altra, però, e qui andiamo alla figura a destra, e questo è un tema ricorrente in queste puntate, c'è questa dipendenza geostrategica, c'è però anche il fatto che il prezzo di queste tecnologie, come dicevo anche all'inizio di questa live, è crollata grazie alla Cina e ai suoi progetti industriali. Come vedete dall'immagine a destra, in particolare nell'ultimo decennio, vedete un crollo molto significativo dei costi dei pannelli fotovoltaici, che appunto oggi fanno sì che sia una tecnologia diciamo, che ha un interesse estremamente importante da parte dei vari governi, eccetera. Qui quello si vede un po' l'evoluzione della produzione e della domanda di fotovoltaico. Si va dal 2010, in cui la domanda era sostanzialmente trainata da Europa, c'è stato il caso Germania, con i sussidi tedeschi, i sussidi italiani, anche se si vede dalla produzione di pannelli fotovoltaici c'è stato un po' un picco tra 2011-2012, se ricordo bene gli anni, poi questa è ricrollata e ora è rischizzata a livelli molto più alti rispetto al 2011-2012. Quindi vedete un po' l'evoluzione e vedete come la Cina nell'ultimo decennio abbia sostanzialmente guadagnato un po' tutti i settori della produzione, e ha anche una domanda importante, quindi installano anche loro molti pannelli fotovoltaici, però ne producono molti di più di quanto non ne installino, e quindi hanno un'esportazione molto forte. Sono appunto i principali esportatori, che sono i principali produttori a livello mondiale, come si è visto prima. Quindi c'è un altro concentramento a livello geografico per nazione. Quindi questo è il grafico che vedete anche qui a sinistra. Single country, in questo caso vuol dire Cina, è un modo elegante per dire Cina nel contesto dei pannelli fotovoltaici, però non solamente. C'è un alto livello di concentrazione anche per quanto riguarda la zona geografica in Cina in cui queste produzioni vengono fatte, e anche dove diciamo, l'impianto di manufattura, diciamo, sì, l'impianto produttivo dove questo viene prodotto. Ci sono grossissimi impianti che producono la stragrande maggioranza dei pannelli fotovoltaici. E in particolare, come potete vedere, per alcuni step si arriva ad avere un unico impianto che tiene conto e produce il 15% o giù di lì della produzione mondiale. Un unico impianto. Ora, questo non è unico al caso dei pannelli fotovoltaici, eh? Nel caso dei chip, per esempio, con Taiwan, è ancora più forte, molto più forte. Però comunque è indice di un concentramento notevole che ha i suoi rischi. Concentramento geografico solo in Cina, con i suoi rischi geostrategici, sono abbastanza evidenti, l'abbiamo detto 20 volte, non mi ripeto. Però anche a livello di singola provincia o singolo impianto di produzione, nel caso vi sia anche solo un incidente,
un incendio, un grosso incendio, un impianto di produzione, un terremoto, uno tsunami, un disastro naturale, quello che sia, questo potrebbe mettere a rischio per un tempo di un periodo di tempo anche non necessariamente piccolo, un anno, 2 anni, quello che sia, qualche mese, comunque potrebbe mettere a repentaglio in maniera significativa la supply chain mondiale. E questo quindi non è, essendo, si parla anche di eventi ovviamente non attesi e quindi senza avere una risposta pronta, diciamo, porta dei rischi notevoli con sé, ovviamente. Questo lo vedete anche a livello di principali aziende produttrici. In queste slide avete sostanzialmente la principale azienda produttrice e lo share a livello di produzione globale, le prime tre, le prime cinque e poi le restanti compagnie. Vedete che avete un concentramento geografico, un concentramento per azienda, per alcuni step, per esempio il polisilicio, molto importante, anche il buffer è estremamente importante. Quindi nel caso del polisilicio le prime 5 tengono conto del più del 70%, le prime 3 per il 50%, qualcosa di simile per il buffer, che quindi è estremamente forte. Da un punto di vista di province, allora ci sono due problematiche qui. Una è quella che dicevo, il caso di disastro naturale, eccetera. Due, mi scuso, vabbè, questa è una figura dell'International Energy Agency, anche se il logo è stato tagliato per il semplice fatto che il trasparente non funziona troppo con StreamYard. E quello che si vede è che ci sono sostanzialmente due province in cui i pannelli fotovoltaici sono prodotti, almeno le due principali, che sono Jiangsu e Xinjiang. Spero di averle pronunciate più o meno correttamente, chiunque le sappia pronunciare meglio fatemi sapere e scusatemi nel caso abbia fatto errore di pronuncia. E qua ci sono due punti da vedere. Uno è lo share di elettricità, diciamo, il share di elettricità e il loro che usano questi impianti di produzione e il tipo di sorgente che usano per produrre elettricità. Si vede che usano principalmente carbone. E questo è da un lato un problema perché vuol dire che questi pannelli sono associati a un certo tipo e a una certa quantità di emissioni di CO2. Ora vedremo che questo non è tutto sommato un così grande problema. Dall'altro lato, leggendo Xinjiang, immagino tutti avete pensato al problema degli uiguri e questo problema c'è. Quindi il livello di campi di lavoro forzati, c'è tutto il problema di vestiario, tutta l'industria tessile, eccetera, però in quelle regioni c'è anche una grossissima produzione di pannelli fotovoltaici, quindi c'è e rimane un discorso etico e una problematica etica rispetto alla produzione di pannelli fotovoltaici in questo caso. Perché le emissioni non sono tutto sommato un problema? Anche qui immagino l'International Energy Agency, mi scuso per questo discorso trasparente. Tutto sommato il discorso emissione non è tanto un problema perché. Cosa vedete qui? Partiamo da questo. Qui vedete per ogni puntino è un tipo di pannello fotovoltaico in commercio che ha un certo impatto a livello di emissioni di CO2 per la propria costruzione e una certa efficienza, quindi un certo livello di produzione elettrica, che ovviamente dipende anche dove questo pannello viene messo, però in media quello che si vede è che in pochi mesi, massimo un anno, ma non si arriva manco un anno. Diciamo, la produzione elettrica fatta da solare compensa la produzione e il costo di CO2 legato alla produzione stessa degli impianti fotovoltaici. Considerato che un pannello fotovoltaico ha una vita media di 25-30 anni, questo vuol dire che anche considerato che la produzione dei pannelli fotovoltaici porta a delle emissioni significative, queste nel contesto del beneficio che può portare il pannello fotovoltaico è poca roba. Quindi sicuramente dobbiamo a un certo punto diminuire le emissioni legate alla produzione dei pannelli fotovoltaici, però non è tanto quello il problema, produrle anche con queste emissioni di CO2 va bene. Fatto salvo, io ora, no, questo calcolo non è stato fatto da me, dall'International Energy Agency, immagino che il calcolo che fanno è rispetto al quantitativo di energia che producono e a livello di solar PV. Quindi fotovoltaico, poi è da vedere quanto sia utile quell'elettricità, perché nel momento in cui c'è tantissimo solare, tutti lo producono allo stesso momento, se non hai come stoccarlo, sì, l'hai prodotta, però non riesci a usarla, quindi
diciamo, il suo impatto diventa molto meno importante. Quindi il calcolo si potrebbe anche rifare considerando questi fattori qui, o considerando la necessità di fattori di stoccaggio, cioè tenere magari impianti fossili pronti per attivarsi nel momento in cui diminuisce la produzione, per esempio, solare. Questo non è sicuramente considerato in questo calcolo, però è giusto per darvi un'idea che in ogni caso la produzione e le emissioni legate al solare si recuperano abbastanza in fretta. Quindi a livello di impatto ambientale si può ridurre, però sono comunque benefici. E non è neanche tanto il problema che viene prodotto in Cina. Quello che vi faccio vedere in questa slide, in particolare focalizzatevi sulla curva nera, è lo share, quindi la percentuale delle emissioni associate al trasporto in particolare. E si vede che, beh, in funzione dell'anno varia un po', però si parla di un qualcosa adesso all'incirca 3-4%. Quindi non è neanche il fatto che venga prodotto in Cina e poi venga trasportato in Europa a fare la grossa differenza da un punto di vista di emissioni globali. Non è poi così tanta roba. A livello invece di riciclo e di valore dei pannelli fotovoltaici, si vede che per questo settore possono avere delle share più importanti rispetto a quelli che vi ho mostrato per i metalli legati alla transizione, in particolare per la puntata precedente. E il motivo è che, diciamo, questo calcolo assume diciamo, un ramp-up di installazione di solare estremamente importante, in particolare in questo decennio. E questo fa sì che quelli installati all'inizio di questo decennio, insieme a quelli installati prima, arrivino al fine vita già per il 2040-2050, e questo porti a già un boom del materiale da riciclare per quegli anni, che porta poi, quindi, con delle tecnologie di riciclo adeguate, a uno share di riciclo importante, potenziale almeno. Poi è da vedere da un punto di vista economico quanto questo riesca ad avere senso. Si spera che con un'economia di scala questo abbia a tutti gli effetti senso, soprattutto per le parti diciamo, più economicamente interessanti dei pannelli fotovoltaici, che sono l'argento, per esempio, il silicio. Se vi chiedete perché c'è dell'argento, serve sostanzialmente a aumentare l'efficienza dei pannelli. E tra l'altro, uno dei più grossi successi industriali della Cina nell'ultimo decennio è stato proprio quello di diminuire il quantitativo di argento necessario per raggiungere certe efficienze, che ha portato quindi alla diminuzione di costo dei pannelli stessi. Da un punto di vista di riciclo, però, ci sono ovviamente anche dei rischi. Quali sono questi rischi? Un possibile rischio è la cosiddetta seconda vita. È un concetto di cui si parla molto anche nel mondo batterie, poi ne discuteremo nella puntata dedicata. Diciamo, l'idea è abbastanza semplice, e sostanzialmente l'idea è che i pannelli fotovoltaici, magari un po' più vecchi, che però ancora un pochettino tutto sommato producono, piuttosto di buttarli via o di riciclarli, si va a fare appunto una seconda vita. Quindi li si rivende a un valore molto più basso in stati dove, sì, diciamo, la condizione economica è più bassa, quindi stati poveri o più poveri rispetto ad altri. Perché questo è potenzialmente un problema? Uno dice, vabbè, si fanno vivere gli stessi pannelli un po' di anni in più, vabbè, si producono un po' di meno, ma tutto sommato producono, quindi perché no? Il problema è che poi, quando questi pannelli arriveranno a fine vita, come si legge un pochettino in questa slide, arriveranno a fine vita in nazioni con infrastrutture e un sistema statale molto più debole rispetto, per esempio, a stati europei. E questo aumenta notevolmente il rischio, che non è zero neanche in stati ricchi, di far finire poi i pannelli fotovoltaici, proprio quelli a fine vita, sostanzialmente nelle discariche, piuttosto che essere riciclati. E questo è un problema a livello ambientale, per i tipi di materiali che ci sono dentro e per la quantità di pannelli fotovoltaici di cui stiamo parlando, perché ricordiamo, pannelli fotovoltaici hanno comunque una densità energetica molto bassa, e quindi, visto che si parla di produrre tanta energia con fotovoltaico, questo vuol dire tantissimi pannelli che, nel momento in cui finiscono a intasare le discariche, soprattutto di paesi con già le loro difficoltà, possono portare a dei danni notevoli. Passiamo ora al vento. Anche qui, slide un po' piena, ma
seguitemi e andiamo step by step. Fatto che è pieno è perché non ci sono le transizioni, sfortunatamente. Partiamo dal lato sinistro. Il lato sinistro fa una lista dei primi 10 produttori nel 2022. Questo ordine va preso un attimino con un po' di sale in zucca, perché può cambiare un po'. Questi erano dati anche un po' vecchiotti, credo, quindi si dovrebbero riaggiornare. Erano probabilmente le stime nel momento in cui le ho prese. E il 2022 è stato un anno difficile per molti produttori, come discuto un momento, quindi un attimino da prendere con le pinze. Però quello che vi voglio far vedere è che ci sono all'interno dei 10 principali produttori, ce ne sono, in questo caso ne indicati 4, che sono occidentali o europei o degli Stati Uniti. Quindi al contrario rispetto al caso del fotovoltaico, l'industria eolica occidentale è ancora lì, è ancora viva, è ancora presente, è ancora abbastanza forte. Sta soffrendo però, e quello che vi riporto sono due articoli, uno del New York Times e uno fatto dal CEO di Siemens Gamesa, che è il più grande produttore, tra i più grandi produttori. E quello sostanzialmente che si dice in questi articoli è che il 2022 è stato un anno pessimo per l'eolico, che sta soffrendo a causa dei colli di bottiglia a livello di supply chain e del costo maggiore delle supply chain e del trasporto, perché erano legate in particolare al discorso Covid-0, eccetera, a queste politiche cinesi, perché poi molti materiali vengono da lì. Com'è possibile però, e questa è una domanda che magari ti è venuta in mente da subito, che nel 2022, un anno in cui i prezzi dell'energia sono esplosi per la guerra russa offensiva nei confronti dell'Ucraina, com'è possibile che in un anno così, così esplosivo dal punto di vista dei costi dell'energia, l'eolico perda soldi, sia in difficoltà, e ne hanno persi tanti di soldi? La ragione è sostanzialmente un discorso anche contrattuale. Quando fai delle pale eoliche, non è che ti svegli la mattina e dici e ordini, come ordini su Amazon, due libri, due pale eoliche. Sono contratti con un certo periodo di tempo, cioè in questi anni voglio questo numero di pale eoliche, quindi con delle condizioni contrattuali a livello di prezzo, può essere un prezzo un po' flessibile in funzione delle condizioni, quindi un range di prezzo, un prezzo fisso, quello che sia, ma questo ha portato poi nel 2022 queste aziende a dover installare delle pale eoliche per contratto a un prezzo che fondamentalmente era minore del prezzo che a loro costavano poter mettere in piedi e installare quelle pale eoliche, proprio perché il costo dei minerali e delle materie semilavorate, il costo del trasporto, supply chain in generale, era esploso per il costo dell'energia più alta e per il discorso Covid-0 della cinese. Ovviamente quello non fa riferimento solo all'anno scorso, ma anche agli anni precedenti. Quello che è successo in brevissimo è che nel 2022 più installavano pale eoliche, più perdevano soldi queste aziende, che ovviamente non è una cosa particolarmente sana, ed è il motivo per cui nell'articolo di Siemens Gamesa il CEO sostanzialmente cerca di dare la sua opinione del perché l'industria eolica europea deve essere salvaguardata in qualche modo. Ovviamente lui ha interesse in questo, però dalle sue ragioni, a sue argomentazioni, in quanto l'eolico è un settore strategico, transizione energetica, tutto quello che potete ben immaginare, è anche comprensibile da un certo punto di vista. Perché questo panico però è legato solo alle perdite di quest'anno in particolare o ad altro? Le perdite giocano sicuramente un ruolo, è un momento difficile per l'industria eolica europea in particolare, però, qua vi faccio vedere un po' le perdite finanziarie di questi attori, però non è l'unica ragione. Un'altra ragione è che sì, molti dei grossi sono ancora occidentali, ce ne sono un certo numero, però anche tra i più piccoli abbiamo tante aziende cinesi che producono pale eoliche e non solo, anche tanti step precedenti della supply chain, come abbiamo visto, e non solo i minerali. Pale eoliche, per esempio, usano terre rare, neodimio in particolare, come magneti permanenti per diminuire la frizione e quindi aumentare l'efficienza. Ma oltre a quelle, tutte la supply chain dei materiali semilavorati, quindi le pale proprio delle pale eoliche, eccetera.
Quindi da una parte ci sono più del 50% delle paleoliche che vengono installate da aziende cinesi, dall'altra ci sono settori delle supply chain che sono controllate sostanzialmente dalla Cina e quindi le compagnie europee hanno un controllo più limitato e nel momento in cui ci sono rischi sulla supply chain e quindi i prezzi esplodono come è stato sul 2022, beh, a questo punto quelli che ci soffrono sono soprattutto gli occidentali, le compagnie occidentali. Ma c'è un altro punto. E l'altro punto è che la Cina, da un punto di vista di azienda e di industria eolica, al momento si è focalizzata, diciamo, sul mercato interno. Questa è una cosa che hanno fatto già altre volte. Fanno crescere il mercato interno e quindi abbassare i costi fino al punto tale per cui diventano estremamente competitivi e quindi a quel punto iniziano a esportare e a sbaragliare la concorrenza, diciamo, nel mercato internazionale. Questo è quello che è successo col solare, per intenderci, c'è una produzione solare, per esempio in Italia, per esempio in Germania, nel momento in cui la Cina ha iniziato a esportare seriamente, ha sostanzialmente distrutto le aziende solari europee. C'è la paura che la Cina adesso sia arrivata al punto tale in cui inizia a focalizzarsi anche per l'eolico sull'esportazione, con prezzi più competitivi rispetto alle aziende occidentali. E questo potrebbe essere un colpo fatale per le aziende occidentali da un punto di vista di industria eolica. Questa è la grossa paura, quindi che già in un momento in cui sono più deboli, dovute anche alla perdita economica di cui abbiamo discusso, se la Cina iniziasse a esportare più seriamente diciamo, i prodotti della propria industria, la propria industria eolica, l'eolico potrebbe diventare il nuovo solare e quindi far sì che sostanzialmente la Cina guadagni share. Da un po' dominio del mercato, se non a livello del solare, comunque più vicino a quello che è il solare oggi. In questa slide vedete semplicemente sulla destra già lo share di vari pezzi delle turbine, e per esempio appunto la turbina stessa, e si vede che c'è una produzione, soprattutto nell'offshore, la produzione viene principalmente da Cina. Benissimo, ora abbiamo discusso il solare, fotovoltaico in particolare, abbiamo discusso l'eolico, muoviamoci le batterie. Prima diciamo, di muoverci sulle batterie, cerchiamo di capire chi produce principalmente queste batterie. E vedete che i tre stati diciamo, che hanno produzioni più importanti sono Cina, in particolare CATL è chiaramente la più grossa. C'è Sud Corea e GKN, anche lì è estremamente grossa, e poi Panasonic in Giappone, questi sono i tre più grossi. A livello complessivo, però, il vincitore abbastanza chiaro è la Cina. Quindi, se guardate l'immagine in basso a destra, vedete che ad oggi per le batterie per le macchine elettriche, la Cina è il principale produttore. Da qui al 2030 sarà ancora il principale produttore, però vedete che abbiamo un aumento di share, in particolare di Europa e Nord America, molto significativo. Questo è legato al fatto che, diciamo, a tutti gli annunci di Gigafactory ci sono stati in Europa, che si stanno discutendo o costruendo, e negli Stati Uniti, anche a seguito dei vari programmi verdi, quindi Inflation Reduction Act. Green Power EU e quindi questo tipo di progetti. Però questo, e qua c'è diciamo, un problema secondo me anche di divisione, o comunque non se ne discute abbastanza per quanto mi riguarda, questo fa riferimento alla produzione di batterie. Per fare batterie però tu hai bisogno di alcuni building block, e qui non mi riferisco neanche agli step precedenti, quindi estrazione minerale e raffinamento. Che quelli abbiamo visto sono dominati da chi sono dominati, raffinamento in particolare Cina, minerali dipende quale. Però per fare le batterie hai bisogno di un catodo, hai bisogno di un anodo, hai bisogno di un separatore, elettrolita, collettore di correnti, il casing, tutto quello che sia. E il cuore della batteria sono i due elettrodi, quindi catodo, l'elettrodo positivo, e anodo, l'elettrodo negativo. Ora, la produzione di catodo e anodo, entrambe, è dominata dalla Cina, e questo vedete nell'immagine. Sempre nell'angolo in basso a destra, e questo non, con ogni probabilità non cambierà, cioè non è dato cambiare da qui al 2030 sicuramente.
Il catodo sì, avrà un po' di share di altri stati asiatici, però sono due settori che saranno sostanzialmente dominati dalla Cina. Quindi anche nel momento in cui tutte le gigafactory che si stanno pianificando in Europa e negli Stati Uniti vedranno la luce, cosa che dubito, ma discuteremo in un momento, saranno comunque fortemente dipendenti dalla Cina, non solo per i processi di estrazione, raffinamento, particolare raffinamento, ma anche proprio per lo step immediatamente precedente, quindi la produzione di catodi anodi per le batterie a ione litio, senza i quali non si va da nessuna parte. Quindi questo è chiaramente anche lì un deficit strategico notevole. E in questa immagine, in questa infografica, avete più o meno un summary dell'informazione, vedete a sinistra lo share cinese per l'estrazione di vari minerali e vedete che a parte la grafite, sì, c'è un po' di litio, c'è anche uno share relativamente importante di litio, però non è il principale produttore. E quindi si vede che qui sì, ha un ruolo, però non è dominante. Raffinamento è imbarazzantemente dominante, stessa cosa per produzione catodo e anodo e al momento produzione anche di batterie, comunque rimarrà un grossissimo, il più grosso produttore di batterie in ogni caso. Andiamo a guardare un attimino l'Europa. Ora, l'Europa si è mossa molto da un punto di vista di batterie. Io da quando ho iniziato la tesi, che era il 2018, ho visto una chiara esplosione. Nel 2019 c'è stata questa chiamata di fondi europei, qui c'è stato un 3,2 milioni di investimenti, di supporto, che poi erano investimenti a livello nazionale, se ricordo bene, però permessi dalla Commissione Europea per tutti i settori della supply chain di batterie, da minerali fino alle batterie stesse, però diciamo che c'è una grossa attenzione alla produzione di batterie, quindi a queste famose gigafactory. Quindi gigafactory sono sostanzialmente delle aziende che hanno o ambiscono ad avere una produzione di batterie tale da a produrre almeno un gigawattora di batteria per anno. Quindi tante batterie la cui capacità sommata faccia almeno un gigawattora. E nell'immagine a sinistra, prima di arrivare lì, vedete che ci sono tante iniziative, anche questo lo discuteremo, che spingono in quella direzione: l'European Battery Alliance, un po' a eco della Global Battery Alliance, Battery Passport. Ci sono tantissime iniziative, un mondo che si muove tantissimo, in cui girano un sacco di soldi in questo momento. E ci sono tantissimi investimenti in Europa a livello di gigafactories, quindi di questi impianti di produzione. Ci sono tanti rischi, però. Io, la mia sensazione personale è che ci sia, diciamo, un livello di non so bene come dire, ora mi sfugge la parola in italiano, però sì, diciamo che ci sia un sacco anche di fuffa dietro, di investitori che però poi non sono particolarmente capaci di mettere in piedi la Gigafactory oppure di progetti che servono a ottenere fondi da investitori anche privati che però poi non andranno lontano. Ammetto che, visto il caso Italvolt, giusto per rimanere in Italia, visto che anche il comune di Torino ha fatto un lavoro abbastanza decente per dargli tutto il supporto possibile, non ho l'impressione, visto che ci sia dietro, che sia una cosa formidabile, sarei contentissimo di sbagliarmi e credo che darebbe veramente un valore aggiunto all'Italia, però diciamo un po' molte di queste aziende Volt ho l'impressione che sì, ce ne siano un po' troppe e spesso spuntano fuori dei nomi simili a quanto ho potuto sentire. E in particolare su questo faccio riferimento alla British Volt, che nel momento in cui registro è fallita da una settimana, più o meno prima ancora di produrre una prima batteria. Questo anche a memoria del fatto che mettere in piedi questi impianti di produzione non è banale, costa tantissimi soldi, quindi cioè il fallimento non è semplicemente un discorso di cattivo investimento, cattiva gestione, è anche un discorso di difficoltà oggettiva. Nel mettere in piedi queste e mettere in piedi in maniera competitiva queste aziende. Quindi c'è questo problema qui, che c'è probabilmente tanto hype
a livello di produzione di Gigafactory, no, non so quante vedranno veramente la luce, dubito che tutte vedranno la luce, sicuramente non tutte, però da vedere la percentuale. C'è però anche un altro aspetto, e l'altro aspetto è, diciamo, da dove vengono le aziende che costruiranno queste Gigafactory in Europa. E se si guarda un attimino, la nazionalità delle aziende che produrranno queste Gigafactory, beh, la prima è la Cina, seconda è Sud Corea, quindi sempre di quelli stiamo a parlare, poi in terzo posto vanno insieme Francia e Svizzera. Svizzera con Northvolt, la Francia ha ACC e Verkor, per esempio. E, sì, questi due principalmente. Quindi, diciamo che anche qui c'è una problematica. Sì, saranno in Europa, però comunque queste aziende saranno controllate sono delle aziende asiatiche, quindi principalmente cinesi e poi sudcoreane, e quindi c'è un po' questa dicotomia, e questo fanno riferimento gli screenshot di questo articolo che vi riporto da vari CEO, eccetera. C'è un po' questa dicotomia del tipo: sì, è bene che siano in Europa, così abbiamo una produzione locale di batterie, però la dipendenza rispetto a questi paesi, in un certo senso, rimane comunque, perché queste aziende comunque da quei paesi vengono. E questo senza considerare la dipendenza strategica su tutti gli step precedenti, produzione di catodo, anodo, raffinamento di minerali, eccetera. Quindi sì. Belle il Gigafactory, poi da lì a dire che saremo indipendenti, comunque ce ne passa. E c'è anche un livello di, diciamo, siamo indietro anche da un punto di vista di brevetti, poi si può essere pro o contro i brevetti, io sono abbastanza combattuto, devo dire, ho l'impressione che le tempistiche, i 20 anni dati per i brevetti siano tendenzialmente un po' troppo lunghi, però questa è una discussione che non mi compete. E in questi grafici vedete sostanzialmente quello che voglio farvi vedere è che la maggioranza dei brevetti su questi tipi di tecnologie viene fatta in Asia. Giappone in primo luogo, poi Corea del Sud, un po' Cina, c'è cioè un po' USA, però principalmente stati asiatici, e poi avete le diverse differenziazioni, se vengono fatte per aziende grandi, piccole, università, vengono principalmente fatte da aziende grosse, anche perché richiedono investimenti di un certo tipo. La differenza tra anodo e catodo, quelle che vedete nell'angolo a destra sono le diverse chimiche possibili per catodo a sinistra e anodo a destra. Anche qui lo discuteremo poi nella puntata dedicata alle batterie. Per dare diciamo, un panorama globale, in questa slide vedete sostanzialmente qual è la capacità produttiva che abbiamo oggi, nel 2021, che è il verde scuro, qual è la capacità produttiva pianificata da qui al 2030, okay? Per diverse tecnologie, vedete da diversi step del solare all'eolico, alle batterie, elettrolizzatori, per questo fanno riferimento a pompe di calore, eccetera, fuel cell, c'è un po' di tutto qui. E poi in arancione avete il gap tra quello che è pianificato più quello che abbiamo già e dove dovremmo arrivare nel 2030 rispetto al net zero. Net Zero Emission Scenario dell'International Energy Agency, che è uno scenario estremamente ambizioso, che è un possibile scenario per arrivare a livello mondiale Net Zero Emission appunto per il 2050. Quindi, ripeto, lì stiamo parlando di un progetto estremamente ambizioso, ma quello che volevo farvi vedere è che per alcuni step, in particolare anodo e catodo dell'elettro solare, siamo in linea anche con uno scenario abbastanza estremo come quello del Net Zero by 2050. Quindi c'è una grossa capacità produttiva già ora, e quindi è anche il motivo per cui la capacità cinese, cioè quindi mettere in un certo modo, in certa maniera sfidare la Cina su tecnologie come anodo e catodo dell'elettrodo, batterie a ione litio, è estremamente difficile, perché se riescono da soli ad avere una capacità produttiva sufficiente sostanzialmente per tutta la transizione energetica di tutto il mondo, da lì non li muovi, detta papale papale. E da un lato, ripeto, è bene così, abbassano i prezzi tutto quello che volete, dall'altro c'è un problema geostrategico, ovvio. Ora arriviamo all'ultima parte della presentazione.
ed è in realtà una parte in più rispetto a solare, eolico e batterie, però è una parte comunque importante. E faccio riferimento al fatto che per la transizione energetica avremo bisogno di infrastrutture, tante infrastrutture. Vanno dall'estrazione mineraria al raffinamento, alle capacità produttive, semilavorati, fino ad arrivare appunto alle macchine elettriche, pannelli solari, quello che sia, sistemi di distribuzione elettrica, che saranno estremamente importanti con share importanti di rinnovabili, e il cambio, per esempio, la flessibilizzazione della rete elettrica, quindi la possibilità di, se tu sei a casa e vedi che c'è un picco di domanda, magari utilizzare meno elettricità perché in quel momento costa di più e utilizzarla quando costa meno. Quindi lì si parla di un discorso di digitalizzazione di rete elettrica. Tutta questa roba qui, tutte le cose legate alla transizione, richiederanno un sacco di infrastrutture. Perché questo può essere un problema? Per il problema di NIMBY. Cioè il fatto che c'è una grossa frazione della popolazione che sostanzialmente si oppone a qualsiasi infrastruttura, a questo mi riferisco soprattutto agli stati ricchi, Europa non fa sicuramente eccezione da questo punto di vista. E quindi qua lo faccio riferimento rispetto all'espansione della power grid, quindi della rete elettrica, in cui si vede che vi ho bisogno di installare reti di trasmissione e distribuzione e ne dobbiamo installare tante. Qui lo faccio vedere a livello di milioni di chilometri, nel caso del net zero scenario, quindi arrivare net zero 2050, quindi un caso abbastanza estremo, ma che comunque fa vedere che abbiamo bisogno di tantissime rete di trasmissione e distribuzione. In più dovremo sostituire una parte di quella che abbiamo oggi e ne dovremo aggiungere tantissima altra, e questo è valido sia da una parte per tenere conto di una distribuzione più, diciamo, meno centralizzata, come può essere quella del caso del solare e dell'eolico, e anche per l'elettrificazione di altri settori industriali e l'elettrificazione di stati che usano poco elettricità o non hanno accesso all'elettricità. Come ho detto, penso nella seconda puntata, ci sono ancora 700 milioni di persone che non hanno accesso all'elettricità, che è una priorità assoluta, e 700 milioni è un'Europa e mezza, giusto per avere un numero, e quindi anche lì richiede delle infrastrutture, eccetera. Nel momento in cui le infrastrutture richiedono tanti anni, come vedete qui, questo è i tempi necessari per fare linee ad alto voltaggio, per installare eolico, solare, eccetera, qui sarebbe carino aggiungere anche il discorso del nucleare, anche se questo non, spesso viene trattato meno di quanto non amerei dall'International Energy Agency, però se costruire le infrastrutture necessarie per questo tipo di tecnologie prende 5-10 anni, nel contesto in cui vogliamo fare una transizione, dichiariamo anche giustamente di aver bisogno di una transizione rapida, estremamente rapida, 2, 3, 4 decenni sono niente per una transizione totale del sistema energetico che è alla base della nostra società. Beh, se diciamo questo e poi dall'altra parte non accettiamo o rallentiamo perché non ci piace l'installazione di diverse infrastrutture che servono per la transizione energetica, che può essere appunto solare, eolico o nucleare per la produzione elettrica, può essere le reti di trasmissione, i sistemi di stoccaggio, eccetera. Beh, lì c'è una contraddizione evidente che in qualche modo dobbiamo gestire e dobbiamo diminuire. E poi, vabbè, ho fatto soltanto uno zoom sul discorso europeo, quindi si vedono qua gli anni necessari per la costruzione, per esempio, appunto di linee di trasmissione, eccetera, nel caso europeo. E una cosa che vi voglio far notare è che la pianificazione e tutta la parte di permessi prende una parte molto significativa, la maggioranza del tempo necessario per farle queste infrastrutture. Quindi questo è un problema su cui possiamo lavorare, che è un problema sociale, è un problema politico. È un problema di verificazione, tutto quello che volete, però è un problema su cui evidentemente possiamo lavorare, non è un problema tecnico-scientifico. Okay? Bene, e ora arriviamo alle conclusioni. Partiamo dal fotovoltaico. Giusto un po' un summary di quello che abbiamo detto. Sì, possiamo mettere così, vi lascio la slide. Per il fotovoltaico
Abbastanza evidente la situazione, tutti gli step sono sostanzialmente controllati dalla Cina, con alti livelli anche di concentrazione geografica, in particolare per esempio per la regione di Xinjiang, ma non solo, e l'altra è Xiangzhou, se mi ricordo bene, e anche a livello di impianti di produzione, ci sono pochi impianti che producono uno share significativo della produzione mondiale, quindi con i rischi associati in caso di incidenti. L'eolico, per quanto riguarda il fotovoltaico, l'industria occidentale è ancora forte, è ancora in piedi, ma sta soffrendo e sta subendo perdite economiche importanti nell'ultimo anno in particolare. E vi è quindi il timore che l'industria occidentale in particolare non possa reggere la competizione con l'industria no, fotovoltaica, scusate, eolica cinese, e quindi fare un po' la fine del fotovoltaico. Quindi c'è anche qui una domanda geostrategica da porsi. È da combinare con una domanda a livello di efficienza e di costi, perché ovviamente un abbassamento di costi è comunque positivo, non come la si guardi. Batterie è un discorso un po' più complesso, ma abbiamo sostanzialmente un predominio cinese. Sì, parlo di batterie a ioni litio. In questo momento tutti gli step sono sostanzialmente controllati dalle Cine, nonostante ci sia un grosso momentum, cioè una grossa spinta. E a livello di produzione di batterie in Europa e negli Stati Uniti, quindi le cosiddette gigafactories, e questo potrebbe diminuire il predominio della Cina a livello di produzione della batteria stessa, però da una parte è da vedere quante di queste gigafactory vedranno effettivamente la luce, dall'altra queste gigafactory o molte di queste gigafactory vengono da aziende asiatiche, anche comprensibilmente perché sono quelle che hanno più esperienza in questo settore, essendo loro a produrre la stragrande maggioranza delle batterie, oggi e anche negli anni precedenti, nel decennio precedente. E quindi anche lì c'è un discorso di dipendenza da tenere sott'occhio. E oltre a quello, se non si guarda solo alle batterie, ma anche allo step immediatamente precedente è necessario per le batterie, quindi la produzione dei building block, dei pezzi, dei componenti e le batterie, e in particolare i pezzi cuori sono gli elettrodi, quindi catodo e anodo. Quei settori sono controllati dalla Cina e per le prospettive saranno controllati per la Cina per un bel pezzo. Come avevo fatto vedere, si stima che avranno una capacità produttiva da qui al 2030 che è congrua rispetto a una crescita associata come quella del net zero emission, quindi arrivare a net zero per 2050, che è già un caso abbastanza estremo. Questo vuol dire che avranno capacità produttiva estremamente notevole e quindi una situazione di leadership sì, abbastanza evidente. Infine, abbiamo il discorso delle infrastrutture, il problema degli INBAI. Abbiamo bisogno di molte infrastrutture, molte nuove infrastrutture, perché cambiare il sistema energetico no, non è una cosa che si fa velocemente, né una cosa che si fa senza costruire cose o cambiare cose. E quindi abbiamo bisogno di infrastrutture per la distribuzione, per la produzione, per lo stoccaggio, in particolare per l'energia elettrica, ma non solo. E questo richiede di diminuire notevolmente i tempi di costruzione e di progettazione e di accettazione dei progetti. Non è accettabile che la maggioranza del tempo venga passato in fase di accertamento, eccetera. Questo non è congruo rispetto all'urgenza che ci stiamo dando. E in generale io trovo non sia abbastanza un controsenso, non sia tendenzialmente accettabile che da una parte ci si riempie la bocca parlando di transizione, dicendo che noi riferisco all'Europa, siamo quelli che spingono la transizione, faremo diventare il mondo verde, tutto quello che volete. Poi se l'Europa diventa verde non cambia tanto, però diciamo spingiamo in quella direzione in maniera tale che anche il mondo vada, mondo al di fuori dell'Europa, che è quello che conta poi a livello di emissioni, vada anche in quella direzione. Bene, non possiamo fare questo tipo di discorsi se dall'altra parte, nel momento in cui c'è un impianto solare, eolico, un discorso di centrale nucleare, di stoccaggio di scoria nucleare, pali ad alta tensione, quello che volete voi, appena sono a una distanza troppo ravvicinata, dove è troppo ravvicinata, magari non è neanche così vicino, però comunque inizia a sentire odore di casa. Allora ci opponiamo perché non ci piace, perché è brutto da vedere, per quello che sia. Anche delle ragioni comprensibili. Ora non sono qui a dire che queste persone vanno demonizzate. E ora mi rimetto, visto così arriviamo ai saluti finali.
Non sono qui a dire che queste persone vanno demonizzate, ci sono anche tante buone ragioni per cui ci si deve in certi casi opporre a certi tipi di pianificazioni, però dei blocchi aprioristici e la non capacità di arrivare a compromessi e compromessi rapidi non è semplicemente congrua con la necessità della transizione energetica. Quindi se vogliamo essere seri sulla transizione, che è una domanda legittima, e dobbiamo fare qualcosa per accelerare le tempistiche e per risolvere questa difficoltà, diciamo, tra volontà di fare nuove infrastrutture e reticenza dall'altra parte, nel momento in cui queste infrastrutture cambiano qualcosa nella tua zona di abitazione, mettiamola così. Bene, con questo direi che abbiamo fatto. Vi ringrazio per l'attenzione. La prossima puntata si focalizzerà su rinnovabili, quindi solare, eolico e idro, e poi andremo per il nucleare. Quindi prossimo giro di puntate tratterà un pochettino la produzione elettrica e poi ci muoveremo allo stoccaggio come serie di puntate immediatamente successiva. Bene, con questo di nuovo saluti a tutti, buona serata e alla prossima. Ciao ciao!